Con decreto regionale è stato nominato il commissario che traghetterà il comune di Chiaramonte verso le prossime elezioni dopo la decadenza degli organi amministrativi. Si tratta della dottoressa Giovanna Cassarino, già dirigente della Polizia di Stato, che subentrerà al sindaco Sebastiano Gurieri. Il provvedimento è arrivato nella giornata di ieri e con questo atto Chiaramonte quindi è un comune ufficialmente commissariato, anche se in realtà solamente per un mese, visto che il comune è chiamato alle urne il prossimo 12 giugno. Come si ricorderà, il sindaco di Chiaramonte, Sebastiano Gurieri, è stato attenzionato dalla mozione di sfiducia arrivata a inizio gennaio da parte di 8 consiglieri di opposizione. A fine marzo, quindi, il sindaco decise di dimettersi rinunciando a completare il proprio mandato e spiegando tali motivazioni in una lunga nota divulgata alla stampa. Primo motivo, la mancata approvazione del bilancio che tiene alcune attività bloccate, oltre al congelamento dei trasferimenti statali di circa 1 milione di euro spettanti al comune, che servirebbero per ristorare le ditte erogatrici di servizi oltre alle imprese operanti per l'ente. Il secondo, proprio legato alla sfiducia arrivata dal legale rappresentante di diversi consiglieri d'opposizione, mozione di sfiducia che non venne accolta dall'allora presidente del consiglio Alessia Puglisi una volta sentito il parere della segretaria comunale. La mozione è stata poi, si ricorderà, ancora oggetto di ricorso al TAR e al CGA, che sostanzialmente hanno già dato pareri circa la sua legittimità. Il sindaco Gurieri si è quindi dimesso il 21 marzo e fino ad oggi le sue funzioni amministrative sono state svolte dal vice sindaco. Ora, con il commissariamento, vengono dichiarati decaduti tutti gli organi amministrativi. Come accennato, quindi, comune commissariato, ma per poco più di un mese, quando si tornerà a votare per il nuovo sindaco, e tra questi apparirà nuovamente Sebastiano Gurieri, che dovrà competere con gli attuali candidati Mario Cutello e Gaetano Iacono.